Ciao amici, come state? Spero benissimo. Allora, oggi faremo parte 2 della nostra lezione, i giorni della settimana e i mesi dell'anno. Allora, oggi parleremo dei mesi dell'anno. Siete pronti? Va bene, iniziamo allora. Ok, let's move on to the months of the year. I mesi dell'anno. Say that with me. I mesi dell'anno. I mesi dell'anno. Let's start with January and go right down. I'll say it once through, then we'll repeat it together. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Let's do that together, okay? January through December. I'll say it once slowly, you repeat after me, starting with January. Ready? Let's go. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Let's do it once more together, right through, at a faster pace. This time we will hear from our friend Sabrina. I mesi dell'anno: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. One note, at the beginning, January and February, we have the double N and the double B. Double consonant sound, remember the emphasis. Gennaio, febbraio. Same with May, maggio, double G sound, double consonant. It's not maggio, it's maggio, maggio. Same with September, October, settembre, ottobre. Okay? And interesting point about the origin of these months. Gennaio, coming from the Roman god Janus. Febbraio, from the Roman festival, of purification called Februa. Marzo is from Mars, the Roman god of war. Aprile, from the Latin word aprire, or aperire, to open, like flowers do in the spring. Maggio, from the Greek goddess Maya. Giugno, from the Roman goddess Juno, the god of marriage and childbirth. Luglio, the statesman, Julius Caesar. And Agosto, Rome's first emperor, Augustus. The interesting thing is, Luglio and Agosto, prior to those names, it was referred to as Quintilis and Sextilis, the fifth and sixth months of the year. And then from September to December, we had, of course, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, which were actually originally the seventh, eighth, ninth, and tenth months of the Roman year. Originally, there were 10 months in the year before the two extra months were added. So, September being the seventh, Settembre, sette, seven, right? Ottobre, from otto, eight. Novembre, nove, being nine. And dicembre, dieci, meaning ten. So that just stuck, right? September through December is seven, eight, nine, ten, even though we have 12 months in the year. That's because two additional months were added, and thereby giving us 12 months out of the year. Interesting to see how things turn out over the years, right? Over the centuries, anyway. Anyway, let's continue on and have a look at some practical Italian phrases making use of the months of the year. Ci vediamo dopo. Grazie. Negli Stati Uniti, il mese di luglio è il più caldo dell'anno. Negli Stati Uniti, il mese di luglio è il più caldo dell'anno.
Il prossimo settembre andremo tutti quanti in Italia. Il prossimo settembre andremo tutti quanti in Italia. Lo scorso ottobre sono andato in Florida per il matrimonio di un mio grande amico. Lo scorso ottobre sono andato in Florida per il matrimonio di un mio grande amico. Allora ragazzi, abbiamo concluso le nostre lezioni sui giorni della settimana e i mesi dell'anno. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questi video e spero che vi siano utili. Allora ci vedremo alla prossima lezione. Grazie tanto. Buonasera.